Ozu è stato il grande detronizzatore. Diversamente da Akira Kurosawa, lui non crede negli eroi. Molto poco hollywoodiano. I ragazzi vedono che la gente è modesta, al massimo decente. La rassegnazione e la delusione fanno parte della crescita. La maestria di Ozu nel raccontare la crescita viene anche da quello che i giapponesi chiamano Mano no Aware, la tristezza del passare del tempo. Quest'attrice è Kyoko Kagawa, che lavorò per Kurosawa, Mizoguchi, Naruse e Ozu, che la inquadrò in famosissimi campi medi, quasi con lo sguardo in macchina. Nantomo. Kagawa interpreta la figlia più giovane nel film più famoso di Ozu, Viaggio a Tokyo. Quando la madre si ammala, la figlia le fa vento con un ventaglio.例えば私の場合は、お母さんが病気で倒れて、うちわでこう仰いであげてるカットがある。そして手を下ろしてこう時計を見て、駅にお兄さんたち迎えに来ますっていうカットがあったんですけれども、うちわを3回だったかな5回だったか動かしたら手を下ろして時計を見てっておっしゃったんですね。だからその通りにやったんですけれども、その時になんかこう 監督さんのこうリズムみたいなものが終わりなのかなって思ったんですけれど、大体カメラの位置が低くて、こう床を見せないでこう低いとこう天井も入るし、なんか立体感が出るっていうか、なんかそういうお考えもあったように思いますね。 Il racconto di Kagawa ci porta al punto cruciale del cinema di Ozu, che ha usato il cinema come non aveva fatto alcun regista né prima né dopo. Negli anni 30, di regola, la cinepresa stava a quest'altezza. Riprendere all'altezza delle anche piuttosto che delle spalle poneva la macchina da presa all'altezza del centro di gravità del corpo e quindi dava all'immagine un maggior senso di equilibrio. Questo accadeva raramente al cinema. Negli anni 70 il film Jean Dillman di Chantal Ackerman fu uno dei pochi a mettere la macchina da presa alla stessa altezza usata da Ozu. E questo era solo l'inizio delle innovazioni di Ozu. Come abbiamo visto, la linea dello sguardo degli attori nel cinema di solito era questa, ma nei film di Ozu invece era spesso quest'altra. Nei film convenzionali, quando gli attori parlano tra loro, la macchina da presa si mantiene di solito a questa angolazione rispetto a loro, circa a 45 gradi. E questo, come abbiamo visto, serve a dare l'impressione che gli attori si stiano guardando, nonostante i tagli di montaggio. Ozu metteva la macchina da presa in mezzo agli attori, a 90 gradi, perpendicolare alla scena. Gli attori non sembravano proprio guardarsi in faccia l'un l'altro, ma erano riuniti attraverso la composizione visiva dell'immagine. Per Ozu era importante armonizzare queste inquadrature, si trattasse di esseri umani o di interni, stanze di una casa che davano su un corridoio. Più si guardano questi film, più se ne coglie l'ordine dello spazio. Le sue inquadrature erano finestre su mondi di assoluto equilibrio figurativo. Di conseguenza, Ozu non sopportava che il corpo umano rompesse l'equilibrio e così riprendeva le scene da una distanza tale da assicurare che se qualcuno si fosse alzato in piedi, la sua testa non sarebbe sparita così. Per lo stesso motivo usava obiettivi 50 mm, in modo che i volti e gli spazi non venissero deformati, come succede con i 20 o i 30 mm. Molto importante è poi il suo uso delle pause. Il pentolino che bolle non è solo una pausa nella storia, ma anche nello spazio. È un momento di vuoto compositivo. Mu, come scritto sulla sua tomba. Come gli artisti del Rinascimento, Ozu era interessato a mettere al centro il corpo umano e, come i buddhisti, a togliere centralità all'ego. Il risultato sono dei film lontanissimi dall'esagerato romanticismo emotivo di Hollywood. I film più equilibrati della storia del cinema.
Può essere difficile immaginare un regista che infrange così totalmente le regole della messa in scena e la fa franca. Com'è stato possibile per Ozu? Il fatto è che a capo dello studio system giapponese, negli anni 20 e 30, c'erano i registi e non i produttori.